Benvenuti al ripasso del Monopoli da parte dell'Associazione dell'Ordine della Rocca per il Comune di Bra. Il gioco è adatto a un'età di 8 o più e il numero di giocatori va da 2 a 6. Lo scopo del gioco è di trarre più profitto degli altri giocatori mandandoli in bancarotta oppure alla fine del tempo stabilito. Aprite il tabellone sul tavolo. Poi prendete i mazzi degli imprevisti, li mischiate e li collocate nell'apposito zona. Poi prendete sempre il mazzo della probabilità, lo mischiate e lo collocate anch'esso nella zona adatta. Ogni giocatore sceglie un segnalino e lo colloca sulla prima casella del via. Infine, ogni giocatore riceverà un ammontare di denaro a seconda del numero di giocatori, come da tabella. Il giocatore che ha le doti brillanti di banditore d'asta sarà contemporaneamente anche il banchiere. Il banchiere deve gestire il denaro della banca, i suoi fondi personali, le indennità, i prezzi, le multe, le tasse, le proprietà, i contratti e le ipoteche. All'inizio del gioco il banchiere assegna tanti importi totale buoni quanto il numero di giocatori, in questo esempio 4 giocatori, e assegna subito un numero di contratti da distribuire sempre in base al numero di giocatori. In questo caso i 4 giocatori sono 5. Il banchiere mischia il mazzo e distribuisce i contratti a seconda del numero della tabella. Ogni giocatore dovrà pagare in base al valore espresso su ogni contratto. Poi ogni giocatore getterà i due dadi e chi farà il valore più alto comincerà dalla casella via. A ogni turno il giocatore lancia i due dadi e sposta il suo segnalino in senso orario sulla cornice del tabellone. A seconda di dove il segnalino si fermerà, il giocatore dovrà subire un evento, che vedremo tra poco. Poi dopo passerà i dadi al giocatore alla sua sinistra. Nel caso in cui un giocatore faccia un risultato doppio, ovvero i dadi sono identici tra di loro, dopo l'eventuale evento dovrà rilanciare una seconda volta e spostare il segnalino di conseguenza. È importante sapere che se dopo il secondo lancio, se avrà un doppio, toccherà di nuovo a lui, e nel caso in cui ci sia un triplo doppio, andrà direttamente in galera. Ogni volta che un giocatore parte da una zona e con un lancio va a superare la casella del via, il banchiere gli deve consegnare un'indennità di 20.000. Se un giocatore si fermerà su una casella probabilità o imprevisti, dovrà prendere la prima carta coperta del relativo mazzo e dovrà eseguire le istruzioni scritte. All'interno del mazzo ci sono due carte singole con uscite gratis di prigione. Queste sono trattenute dal giocatore di turno finché non vengono usate o dal giocatore da colui al quale egli le ha vendute. Dopodiché verranno rimessi al fondo del mazzo, esattamente come le altre. Se il giocatore si fermerà su una tassa patrimoniale o una tassa di lusso, il giocatore deve pagare alla banca il canone scritto sul tabellone. Se un giocatore si fermerà sul posteggio gratuito oppure sull'area di transito, il giocatore non subisce alcun evento e quindi poi passa i dadi al giocatore alla sua sinistra. Invece, se finisce sulla casella del carabiniere, il giocatore sposta la sua pedina direttamente nella prigione. In prigione si può andare anche grazie alle due singole carte del mazzo,
andati in prigione direttamente senza passare dal via, e quindi non si prende l'indennità di 20.000 lire. Ma in prigione il giocatore è comunque autorizzato a comprare, vendere, incassare gli affitti, erigere case ed alberghi. In più, in prigione si può andare grazie alle due singole, grazie anche al lancio di tre volte di numero dadi pari. Chi condannato non riscuote mai l'indennità della casella del via, ma è autorizzato a comprare, vendere, incassare affitti, erigere case e alberghi. Per uscire di prigione, dal turno successivo, il giocatore può voler pagare 5.000 lire prima del lancio dei dadi, oppure sfidare la sorte lanciando dadi doppi e muovendo di conseguenza il segnalino sul percorso. Utilizzando o comperando da un altro giocatore la carta uscite gratis di prigione è l'altro modo per uscire. Al terzo turno di prigione il giocatore è obbligato a pagare le 5.000 lire a meno che non abbia tirato i dadi doppi uscendo di galera gratuitamente. Se dopo un lancio il giocatore si ferma su una casella disponibile, il contratto è disponibile, allora può decidere di pagare il valore descritto sul tabellone. Se il giocatore non vuole acquistare il contratto, il banchiere dovrà mettere questo contratto all'asta, un'asta di tipo aperta e con rilancio a qualsiasi prezzo, dove parteciperà il giocatore di turno, il banchiere e tutti gli altri giocatori, finché uno diventa il proprietario. E quindi l'asta va al proprietario che paga alla banca e ottiene il nuovo contratto. Guardiamo da vicino come è fatto un contratto. In cima c'è il suo valore iniziale, che è lo stesso valore presente sul tabellone. Poi c'è il nome del contratto. La rendita è la cifra di affitto che un avversario deve pagare a seconda delle proprietà correlate, e la rendita è maggiore se sul terreno sono stati elevati degli immobili o se si possiedono dei terreni simili. La rendita però non può essere riscossa se il terreno è ipotecato. Se il giocatore possiede tutti i terreni dello stesso colore, allora potrà pagare il costo delle case al banchiere e potrà collocare in modo proporzionale sui terreni le varie case. Non si possono quindi erigere due case su di un terreno se gli altri terreni non ne hanno almeno uno. Non si può superare il numero di 4 case per ogni terreno, ma si possono restituire. Il costo quindi per ogni casa è di 5.000, intendo metterne 4, che pago alla banca. Il banchiere mi darà 4 case che dovrò collocarle in maniera omogenea. Quando avrò raggiunto un numero di case pari a 4 per ogni gruppo, allora potrò acquistare l'albergo. L'albergo, il prezzo dell'albergo è sempre riferito nel proprio contratto e se ne può mettere solo uno per ogni via, pagando il relativo prezzo alla banca. È importante che se la banca ha una disponibilità limitata di case, due o più giocatori che le richiedono, queste case verranno messe all'asta con un rilancio al miglior offerente. Quanto a un altro giocatore raggiungerà una casella di proprietà di un altro giocatore, dovrà la rendita relativa al contratto, in questo caso 55.000. Se il giocatore di turno lancia e va in una collocazione altrui con un albergo, in questo caso dovrebbe dare 75.000, ma non ha più liquidità, allora può avere dei liquidi ipotecando
un suo contratto. Il valore ipotecario è segnato al fondo di ogni tessera e vale la metà del suo valore iniziale. Prima di ipotecare il terreno bisogna rimuovere tutte le case e gli alberghi che verranno, e verrà data una somma pari alla metà del loro valore. Mentre in questo caso si riceveranno 10.000 e il terreno verrà rivoltato dalla parte rossa. Un terreno dal lato rosso non dà rendita. Per ripristinare questa tessera, il giocatore dovrà dare il valore dell'importo ipotecato più il 10% di questa somma alla banca. Quindi in questo momento, se io volessi ripristinare la stazione ovest, dovrei dare 10.000 lire più 1.000 lire, che è il 10%, sempre alla banca. Oppure potrei venderla a un avversario, il quale può spendere 10.000 più 10.000 a me giocatore più 1.000 alla banca, e in questo caso ottiene il terreno ipotecato senza riscattarlo. Se invece volesse comprare il terreno ipotecato e riscattarlo, ovvero comprarlo e ripristinarlo, dovrebbe dare al giocatore attivo 10.000 lire più 10% più 10% sempre alla banca. Quindi in questo caso 10.000 lire al giocatore e 2.000 lire alla banca per ripristinare il territorio. Quando un giocatore non avrà più denaro, avrà un debito per cui dovrà dare tutto il denaro, tutti i contratti, col valore ipotecario ovviamente, e tutte le case e alberghi a metà prezzo, il giocatore viene eliminato dal gioco. Quindi il banchiere mette all'asta tutti i terreni, uno alla volta. Quando anche il penultimo giocatore non può affrontare la rendita dell'avversario, attraverso tutte le sue spese, dando via prima le case a metà prezzo, poi i vari terreni ipotecati e la sua cifra, il giocatore che avrà il monopolio sarà il vincitore. È possibile velocizzare il gioco se i giocatori all'inizio partita stabiliscono in accordo un'ora a cui la partita dovrà cessare. Allo scadere del tempo il giocatore sommerà il proprio denaro liquido, i valori di contratto iniziale dei terreni o eventuali terreni ipotecati. Il giocatore più ricco vincerà. Se un giocatore non possiede abbastanza denaro per pagare un suo creditore, può pagarlo in parte in buoni e in parte in proprietà libera e costruzioni. Le proprietà verranno valutate al prezzo che il creditore vorrà pagarle. Nel caso che tale prezzo non fosse giudicato equo dal debitore, questi potrà mettere all'asta le proprietà tra gli altri giocatori e affidarle ai migliori offerenti. I proprietari di terreni devono fare attenzione essi stessi a riscuotere quanto loro dovuto. Non è permesso reclamare crediti da un giocatore quando il giocatore successivo ha già gettato i dadi. Non è permesso aiutare altri giocatori a sorvegliare le proprietà, non è permesso fare prestiti fra i giocatori e neppure donazioni. Soltanto la banca presta il denaro contro un'ipoteca di terreno. I giochi da tavolo presentati dall'Ordine della Rocca sono disponibili presso Stupeficium, che consegna a casa gratuitamente in questo periodo su stupeficium.com. Grazie.